Silas è un ex prigioniero divenuto rivoluzionario, pronto a salire al potere per piegare i nemici. È un mago che preferisce combattere a distanza ravvicinata, collegando una serie di potenti attacchi e abbattendo i nemici con le loro supreme. Sei parte del problema. È tempo di rivoluzione. Benvenuti alla vetrina campioni di Silas. Silas usa la Q per attaccare con le catene, danneggiando e rallentando i nemici. Un breve ritardo e l'intersezione delle catene a frusta esplode, applicando un rallentamento aumentato e danneggiando i nemici. Il modo migliore per travolgere i nemici è con la sua W, Regicidio. Silas balza su un bersaglio con un potente colpo, danneggiandolo e curandosi. Se il nemico ha poca salute, i danni sono aumentati. Se Silas ha poca salute, la guarigione è aumentata. È uno strumento potente che pone fine al regno di ogni campione. La E è divisa in due parti. Con la titanza scatta a breve distanza e si ripara. Per poco può lanciare di nuovo l'abilità come rapimento per colpire con le catene, stordendo e danneggiando il primo nemico colpito per poi tirarsi verso di lui. La passiva fa roteare le sue catene a ogni attacco dopo aver utilizzato un'abilità in modo simile a Fulgore. Per sfruttare al meglio raffica di petricite, martellate i nemici ogni volta che potete, concatenate abilità e attacchi base per assicurarvi le uccisioni. È tempo che siano i re a inginocchiarsi. Silas è un rivoluzionario e userà i poteri dei nemici contro di loro, letteralmente. La R, violazione, clona la suprema di un nemico che Silas potrà conservare e lanciare come fosse la sua. Silas può prendere la suprema di un nemico, anche se è in ricarica, ogni volta che violazione è pronta, ma dovrà aspettare per derubare lo stesso bersaglio. Questo intervallo di tempo è determinato dalla ricarica base della suprema del nemico. Usiamo quella scintilla per farti vampare un fuoco. L'abilità di rubare supreme gli fa ottenere il massimo delle cariche dai campioni con munizioni. Mi sento ingannato. E simulare quelli che hanno abilità di trasformazione. Non importa cosa fa una suprema, Silas troverà il modo di sfruttarla. A fine partita, la sua breve ricarica gli permette di rubare più supreme, purché siano di nemici diversi. Qui si prende la R di Rumble per pareggiare i conti nella tana del barone. Purtroppo si imbatte in Syndra, ma riesce comunque a finirla. Non ha ancora finito. Con la suprema di Alistar, lo scatenato diventa indistruttibile e rientra in battaglia per fare qualche bistecca. Via, levatevi di mezzo. Ogni situazione richiede una strategia diversa. A volte è meglio prendere una suprema che aiuta i compagni o ha un grande impatto sugli scontri a squadre. Altre basta una mossa come ultima carezza per eliminare un singolo nemico. Ops. La suprema permette di intervenire in ogni situazione, quindi qualunque sia il vostro avversario, giocando d'astuzia potrete sconfiggerlo con i suoi stessi trucchi. Te la restituisco, promesso. Con Silas ogni scontro è diverso. Anche se è un picchiatore, la sua capacità di rubare supreme significa che ogni schermaglia avrà qualcosa di nuovo. Improvvisate, adattatevi e vincete. Sfruttate ciò che avete e trasformate i poteri del nemico nella sua rovina. Muori insieme ai tuoi padroni! Se volete un picchiatore magico che vinca con muscoli e cervello, unitevi a Silas nella sua rivoluzione. Per altre informazioni, scatenatevi sul link qui sotto.